Capire prima di agire in un senso piuttosto che in un altro. Il Consiglio Comunale di Nocera Superiore, all'unanimità, ha preso una posizione ferma, decisa, rispetto al futuro gestionale dei servizi alla persona e sociali. Il dopo piano di zona S1 dovrà essere in linea con gli standard economici dei vari comuni, garantendo al tempo stesso servizi efficaci ed efficienti. Per questo il Consiglio chiederà all'UMI il controllo di incartamenti per capire qual è la strada più conveniente per assicurare i migliori servizi al costo più vantaggioso. E mentre Nocera Inferiore, Castel San Giorgio e Rocca Piemonte, gli altri tre comuni che insieme a Nocera Superiore fanno parte del quadrilatero per la zona di riferimento dei nuovi servizi sociali alla persona, sembrano essere più che d'accordo per la nascita di un ente consortile che dovrebbe provvedere alle attività dal gennaio prossimo, il sindaco di Nocera Superiore Cuofano continua a restare su una posizione diversa, quantomeno scettica. Perché non procedere con convenzioni cercando di attutire i costi? Lo scontro istituzionale si è protratto per settimane dopo la presa di posizione di Cuofano. Ora il sindaco e tutta l'amministrazione di Nocera Superiore chiedono nuovi chiarimenti. Il rischio è quello di perdere del tempo prezioso. Qualora anche dovesse essere, diciamo, una decisione presa con un po' di ritardo, però meglio prenderla avendo dei dati numerici che oggi noi possiamo, voglio dire, valutare, non domani pentirci di una scelta rispetto ad un'altra. Quindi penso che sia opportuno, prima di fare delle scelte, per non consegnare domani alla cittadinanza delle altre aziende o enti che possono portare invece dei deficit rispetto a quelle che possono essere invece delle situazioni positive. È stato un modo per prendere tempo, almeno la nostra posizione è stata quella di votare a favore di questo atto deliberativo, perché semplicemente ci siamo messi in una situazione un poco difficile da risolvere, in quanto mentre gli altri tre comuni nel frattempo hanno già deliberato per l'azienda consortile, quindi per l'azienda speciale, noi siamo praticamente ci siamo messi in una posizione di attesa, ma questo solamente allo scopo di evitare che il comune di Nocera Superiore, per una gestione secondo me della vicenda piuttosto non idonea, si è praticamente isolato e si è messo in una posizione in cui domani mattina ci potrebbero dire che siamo noi che abbiamo messo i bastoni tra le ruote e che quindi non abbiamo fatto andare i servizi avanti. Si rischia di perdere un po' di tempo anche per cercare di arrivare alla soluzione, indipendentemente dalla posizione che insomma sta assumendo il comune. Si rischia di perdere tempo, il rischio è che ci possa essere, se non si arriva a una soluzione comune, di un commissariamento di quella che è la gestione dei servizi, e si rischia nel frattempo che chiaramente questi servizi vengano meno per i cittadini.